La fattura elettronica presenta molti vantaggi. In ambito fiscale è prevista la riduzione degli accertamenti sull'IVA e le imposte dirette da 5 a 4 anni, l'esonero dallo spesometro, l'esonero dalle comunicazioni intrastat, dalle comunicazioni sulla blacklist e riguardanti i contratti di leasing. La fattura elettronica porta a una forte riduzione degli adempimenti burocratici, con guadagno della spesa pubblica in generale e degli errori nel ciclo della fattura. Altro vantaggio è il grande risparmio nei tempi, nella gestione delle risorse e dei costi, ridotti in pochi centesimi di euro per l'invio di una singola fattura. La fattura elettronica migliora la gestione dei documenti in entrata e in uscita, sempre più automatizzata, che porta a maggiore efficienza, efficacia ed economicità. Il vero valore della fattura elettronica è quello di creare e diffondere cultura digitale. In un paese ancora prigioniero della carta. Non è solo inviare una fattura passando dalla carta a un processo elettronico, ma è quello di stimolare i professionisti e le imprese a emettere, ricevere e gestire documenti di business in formato elettronico elaborabile. La fattura elettronica è anche un cambio culturale verso rapporti più chiari e tracciati. Introduce processi digitali nell'ambito di lavoro e questo a noi di PR Lab piace tanto. Di fronte a questi vantaggi, conviene anche ai regimi fiscali esclusi, minimi e forfettario, aderire comunque alla fattura elettronica. I giovani avvocati, non facendo la fattura elettronica, escluderebbero automaticamente diverse categorie di potenziali clienti che hanno l'obbligo della fattura elettronica passiva, quali le società e la pubblica amministrazione, che sono un'importante fetta di mercato, che pagano solo dopo la presentazione della fattura. Altra considerazione, scegliere la strada della semplificazione fiscale verso o il digitale o il cartaceo è sempre preferibile rispetto al doppio binario, fattura elettronica e cartacea insieme, perché consente di focalizzare le nostre energie verso un solo canale, invece di disperdere su più fronti. Molti avvocati se ne sono resi conto in questi anni per la liquidazione del gratuito patrocinio, quando l'obbligo era solo limitato alla pubblica amministrazione e per i clienti privati c'era la fattura cartacea. Gli avvocati hanno gestito il sezionale della fattura cartacea e il sezionale per la fattura elettronica insieme. Va superata la preoccupazione della fattura elettronica. Se la nostra paura riguarda la gestione della fattura elettronica, questo processo lo possiamo delegare a intermediari di cui parleremo nelle prossime slide.